la mascherina. In questo esperimento oggi vogliamo fare la scoperta dell'acqua calda. Iniziamo. Mischieremo l'acqua calda con l'acqua fredda e poi vedremo cosa succede teoricamente. L'acqua calda si raffredderà e l'acqua fredda diventerà calda fino ad arrivare alla stessa temperatura. Indichiamo con M con C la massa dell'acqua calda, con T con C la temperatura dell'acqua calda. Indichiamo poi la massa dell'acqua fredda con M con F e con T con F la temperatura dell'acqua fredda. L'energia termica persa dall'acqua calda è Q uguale meno M con C per C per T meno TC. Il segno meno indica che l'acqua calda perde energia. C è il calore specifico dell'acqua e T è la temperatura finale. La stessa energia termica viene acquisita dall'acqua fredda, perciò Q uguale M con F per C per T meno TF. Poiché tutta l'energia persa dall'acqua calda va nella fredda, possiamo uguagliare le due espressioni. Perciò, meno M con C per C per T meno TC uguale M con F per C per T meno TF. Essendo il calore specifico uguale, possiamo semplificarlo. Facciamo le moltiplicazioni. Meno M con C per T più M con C per TC è uguale a M con F per T meno M con F T con F per T con F. Portiamo i termini con l'incognita T al primo membro, perciò meno M con C per T meno M con F per T uguale meno M con F per T con F meno M con C per T con C. Cambiamo di segno tutta l'equazione. Ora mettiamo in evidenza T. T per, aperta parentesi, M con C più M con F uguale M con F per T con F più M con C per T con C. E quindi la temperatura di equilibrio T sarà uguale, linea di frazione, M con F per T con F più M con C per T con C fratto M con C più M con F. Nel laboratorio misureremo le masse con la bilancia e le temperature con il termometro e verificheremo la formula che dovrebbe trovarsi a meno degli errori sperimentali. Siamo spostati in laboratorio per eseguire l'esperimento. Adesso prenderemo la pentolina e metteremo l'acqua fredda all'interno di un contenitore di plastica.
L'acqua pesa 1,588 grammi. Inserisco un termometro per vedere quanto misura l'acqua fredda. Adesso prendo un pentolino e lo metto sopra al fuoco e inserisco il decomposer. E all'interno del pentolino inserisco un termometro per vedere quanto misura l'acqua. Ha una temperatura di 13 gradi. La temperatura dell'acqua calda è 70 gradi. Adesso tolgo il termometro. Tolgo anche il termometro dell'acqua fredda, prendo il pentolino e inserisco l'acqua calda all'interno del contenitore di plastica. Abbiamo messo 679 grammi di acqua calda all'interno del contenitore di plastica. Adesso misuriamo la temperatura di equilibrio, che corrisponde a 32 gradi. Abbiamo ottenuto i seguenti risultati sperimentali. Massa di acqua fredda uguale 1588 grammi, temperatura dell'acqua fredda uguale 13 gradi centigradi, massa dell'acqua calda 679 grammi, temperatura dell'acqua calda 70 gradi centigradi. Dalla formula teorica che abbiamo ottenuto, T uguale linea di frazione M con C per T con C più M con F per T con F fratto M con C più M con F, sostituiamo con i numeri. Sarà dunque uguale a linea di frazione 0,679 per 70 più 1,588 per 13 fratto 1,588 più 0,679. Il risultato finale sarà 30,07 gradi centigradi. Sperimentalmente avevamo misurato la temperatura e il risultato era 32 gradi centigradi. La differenza è dovuta agli errori sperimentali, però possiamo affermare che entro gli errori sperimentali è verificato. Ciao a tutti, se vi è piaciuto questo esperimento lasciate un like e non dimenticate di seguire la nostra pagina. Ciao!